Bella, frate, oggi abito a Playa d'Aro. Ho dormito qua stanotte, frate. Allora, guarda che belli sti alberelli. Oh, vedi la roba che buttano questi? Hola. Hola. Sarà solo da gonfiare, no? Oh, per le mercatine, No, me lo prendo questo, me lo prendo. Comunque, che situazione. Raccolgo la roba vicino ai secchioni con la Cano 70D in mano. Oh, guarda questi sono quadri belli, Questi li vendo bene, ma che cazzo dici? Ma che sei matto? Sì, sì, guarda che roba. Grazie, oh, grazie, whoever you are, che hai lasciato questa roba, grazie. Dove la metto, porca due? Dove la metto? Perché l'hanno buttato questo? Per cambiarlo forse? Oh, quelli pesano un botto. Peseranno almeno 15 kg, 3 kg l'uno. E ho fatto lo scambio, dai, cambio di sta roba. E ho lasciato i libri e qualcun altro pure forse, vediamo. Allora, chiedo qua se mi fanno attaccare un attimo al volo per vedere se funziona. Un'altra presa non c'è. Bisogna trovare una presa. Si ostella qua. Allora, chiedo qua a... Ah, la pergola si chiama. Hola, buenos días. Hola, amiga, buenos días. Un favore. Potevo attaccare un momentito a vedere se funziona? No, chiedi a vedere se funziona? Necessitava un po' di elettricità. Solamente un secondo per vedere se funziona. Solo questo. No? Un secondito, le enchufe. English? Français. Ah, français. Et je voudrais savoir si marche, seulement ça, un second. Que je l'ai trouvé là, je suis avec la caravane, mais la caravane, il n'y a pas beaucoup de force okay. Pour... Seulement, merci beaucoup, madame. Oui, je parle français aussi. Ma sœur, elle habite à Lyon. Oui, j'habitais aussi 6 mois. La caméra, c'est pour mon vlog. Grazie, amica. Marche. Et marche. Oui. Oh, il voulait voir si son radiateur marchait, le monsieur qui est italien, mon mari. Ah, bonjour, monsieur. Merci beaucoup, madame. Et merci à la pergola. Et de rien.
E vabbè, ovviamente no, ho bruciato il fusibile, cazzo, mi tocca smontare il penso l'ho bruciato, che ha fatto ho bruciato il fusibile. Vabbè, con calma, devo caricare la batteria del drone, ma mi serve per domani mattina. C'è stato, dai. Dopo metto là, ce l'ho un altro fusibile, non so dove. Ho dormito, allora sono le 10 meno un quarto, mi sono svegliato alle 8, sono andato a dormire alle 3, ho dormito solo 5 ore e sono carico di energia, frate, perché il viaggio, porco due. Buongiorno Monta, frate, sono le 10 e qualcosa, precisamente sono le 10:10, no, questo orologio va sempre le 10:10. I soldi di Amazon ancora devono, diciamo, rientrare nel conto, penso succederà più tardi, e destino che nel frattempo mi faccio una pausa qua, una pausa sole a Playa d'Aro. C'è l'animo qua, meno male, sono tutti, questa è zona francese, hai sentito prima quel ristorante, la signora non parlava spagnolo? Che figata! Andiamo, bruttino? Allora, prima non mi sono allontanato molto col drone di là, verso il mare, perché sti cazzo dei gabbiani ogni volta gli vanno vicino. E macello, capito? Che bella sta spiaggia, oh. Guarda. Andiamo, pote! Giornata perfetta! Ecco i gabbiani maledetti. Ti volevo dire, fratini, questi occhietti ho messi storti, l'occhio, vabbè, fa niente. E ti volevo dire che il wifi è offerto da Playa d'Aro, ok, gratis. E in più c'è sta, dove sono parcheggiato, si chiama Jazz Tel qualcosa, e prende la grande, quindi ho due opzioni wifi, ok. E il parcheggio, come hai visto, è comodissimo, la spiaggia sta a 50 metri e niente male, guarda, mi piace questo posto perché non mi sembra da sta, diciamo, nella parte del continente, perché sembra una baia, guarda, di nuovo, fratelli. Oltre al fatto che c'è il sole, che non fa freddo, non c'è un'anima, ci sono io, vedi sto signore, poi qualcuno, guarda di là, luxury. Ancora una volta mezzogiorno, sono ritornato al campione. Oh, è la batteria, guarda, carica al 100%. Vabbè, ieri non l'ho consumata proprio e ho guidato per 2 ore, quindi si è caricata, poi col sole di Mallorca. Allora, ritorno in spiaggia, frate, un momentito, perché ci vado a uscire. Maldita perra, quanto mi fa gridare. Ti dovevo lasciare a Mallorca con Miriam, ok? Lo sapevo io, guarda. Pure in spiaggia, abbaia, in spiaggia pure stava a abbaia i cani e le persone, che rompicas, la gente che i soldi. Ah, dicevo, ritorno in spiaggia perché c'è sto ragazzo che stava là col cane, col Labrador, come la Coregne. Gli regalo i libri, quelli in spagnolo, che ci faccio? Ma alleggerisco, frate. E potrei sì venderli magari da qualche parte, però sti cazzi. Vedi, a me piace ricevere i regali e li faccio pure. Al mercatino ho sempre regalato, frate, a differenza degli altri venditori, ho sempre regalato, frate, cose. Dici, vabbè, non erano cose tue, non le hai pagate, non vuol dire niente. Comunque, regalandole ho detto di no ai soldi che mi potevano entrare, ok? Vale. Oye, pues muchas gracias. De nada, madre, debe ser. Seguro que alguno vale la pena. Lucky, calla. Normal.
normale, normale. E la tenia igual, sì. Metà Labrador, metà pastor alemán. Questo è Labrador e poi. Calla, oh. E in catalano era... Sì, hermano, c'è una chica. Calla, Blacky, va. È una chica di Mallorca, Carolina, ok? E ella me dava cosas para vender al mercadillo, bueno, entre las bien, cosas de ella estaban los libros, un no poco... ¡Ay! Este me lo quería leer. Un poco le he vendido ahí, pero este, ahora este voy, sí tengo en inglés también libros. Bueno, también, sí, pero también leo en inglés. Le puedo vender para el norte, o si no, si quieres un poco de inglés también te lo doy, no hay problema. No, no hay problema, pero ¿estás por aquí? Me voy, si quieres, te llevo no, otra bolsa con otro libro no, en inglés. No, tranqui, con una ya va bien. ¿Cuándo te vas tú? Lo digo porque el domingo es el día del libro, ¿lo sabías? No. El 23 de abril... ¿La senti, la cantante? Beh, adesso va bene, perché devi fare la guardia, c'è la porta aperta. E... Vabbè, libri dati a sto ragazzo. E... Molto contento! Nel frattempo che il video carica, e adesso utilizzo, diciamo, Jastel, che prima andava bene, adesso un po' rallentate perché pare che là funziona meglio. Ok, allora lo lascio lì. La trina funziona, frate, funziona. Ripeto, giusto 10 minuti. Mi riposa gli occhi. A dopo, fratelli, che fate, bruttina? Bruttina, che fai? Non vieni qua a fare la pennica con Daddy? La cosa interessante, frate, è che il gas ancora deve finire, sai? Quindi oggi è 21, sono 14, 44 giorni so far, frate. So fare 44 di... Allora, cerchiamo intanto Mercadona, che sta qua vicino. Oh, è fantastico sto tablet, frate, è fantastico. Oggi sotto al sole, così, sotto al sole, vedevo tutto quello che stavo filmando, frate. È una cosa molto importante per il drone, ok? Anche per il resto, perché c'ha il GPS. Adesso sto usando questo tablet per come navigatore, perché è più grande, guarda. Ho perso il tappo dell'acqua, frate. Questo è il mio nuovo tappo. Open your mind, open your eyes. Yeah, I'm still right here. Gira alla schiena. Questo posticino mi ha offerto, diciamo. Ok, ok. Diciamo mi ha offerto un buon posto tranquillo, in silenzio e sicuro per dormire. Wifi gratis, ok?
Ok. Spiaggia vicino. Thank you, Potifine, thank you. Head still laid on the pillow, let the light squeeze through the window. Ain't nobody but you and me and you, baby, who tripping? Remember we was last night sipping, girl. You I love, thought I'd never say it. It might have been the right move, might have been the gig. Comunque in giro vedi Porsche, Range Rover, Mercedes, Lexus. Non so quale delle due ha parlato, ok? Dice gira a destra, ma io, vabbè, questo è Mercadona, questa è la plage, ok? A 300 metros, gira a la derecha, sal de la rotonda en Avinguda de Castell d'Aro, 200 metros, 400 metros, gira en la rotonda, a la derecha. Continúa recto por Avinguda de Castell d'Aro, G662. Che confusione, quando tutti e due parlano insieme, la stessa voce poi. But a few hours later, I woke up tangled in your hair, thinking, man, I might date it. Gira ligeramente alla derecha. Chi ha parlato? We both Mercadona? Ah, io c'ho da fare con Mercadona e Repsol per la bombola del gas, ok, frate? Che cambio la bombola prima di entrare in Francia, perché. Perché in Francia. Mi fai parlare? Se peggio di Singa, guarda. E perché in Francia non c'è la Repsol, ok? E poi la bombola sì, la cambio qua perché la pago 15,80€, 12 kg. Invece in Italia pago 28€ per 10 kg. Capito? Quella mi dura 45 giorni, almeno per 45 giorni sto tranquillo, ok? Certo, il parcheggio qua non è il massimo, diciamo, ok? Parking clientes. Da dove si entra? Da qua? Possibile? È di là? Io vado a vedere di là che c'è. Vabbè, ce la faccio. Quindi io sono più basso di 2,20 m. Perché sai, signori, che capito? Che ne so. Che figo sto parcheggio. Oh, non sta zitta, continua, parla. Questo è il Mercadona franzoso. Sì, sono tutti francesi qua. Tutti francesi. Oh, sto quadro è stupendo, guardalo. Se vediamo dopo. Fai la guardia, Singhina. Si manda, caglietti! Ho comprato un sacco di roba, brave! Devo solo ritornare a prendere il pane che la signora me lo sta, diciamo, facendo. La rosca gallega 2 ne ho prese. E già sta, basta. Allora, prima che mi sposto do un'occhiata alla Repsol qua se ce l'hanno le bombole del gas. L'antivento funziona benissimo, eh. Pure adesso c'è vento eppure non dà fastidio per niente. Che bello sto posto, comunque si vede che è a metà fra Spagna e Francia. Sì, sì. Che fai, brutta? Lascialo perdere a pose, brutta cagna. Ah, non si apre lo sportelletto qua. Sta bloccato. Ti ricordi, c'avevo la chiave incastrata e ora non si vuole più girare. Aprire qua e aprire, diciamo, lo sportello dall'interno, da qua, e gli devo fare un buco e poi dopo in qualche modo lo chiudo. E l'altra alternativa è dargli de trapano. Vabbè, ci vuole la punta, diciamo, da ferro, ma io non ce l'ho e quindi provo questa normale.
Speriamo che la signora non mi vende il pane là. C'era un signore che mi doveva aiutare, ma non si vede. È sparuto. Allora, devo stare attento che dall'altra parte c'è la bombola del gas. Dico, neanche una cassaforte in banca no, è così tosta, guarda. C'è anche il pubblico là che saluta. La vita è un'avventura, fratene. Non trovo la benzina qui, 1,30. Sì, no, stavo mirando il prezzo della gasolina. Hola. Il gruppo Repsol. In pausa, grande. Baby girl, when you think you're gone, we both deserve some time. Ok, amica. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Eso es foto o vídeo? Eso es vídeo. Pero aquí no podéis grabar, ¿eh? ¡No! Per il vlog va bene. Un'ora. Hasta luego. Ciao amica, ciao. Grazie, ciao. Guardate che culo, ero uscito, no? Per far volare il drone, perché c'è un bel tramonto stupendo, e però poi ho cambiato idea perché non ho trovato il posto e per caso ho trovato, guarda, benzina 1,20, vabbè. Piccole gioie quotidiane, frate. Nonostante ho dovuto rompere la cosa, non c'è problema, frate. Questa è l'avventura, frate. E vabbè, 20, non so, 40, intanto metto 30 euro, 40, 40, no. Selezionava il carburante, entrò in port. Retireu la tarjeta. Mira, el bloguero italiano, mi compañera Maribel, que a ella también le gusta viajar un montón. Sí. Bueno, a todas nos gusta viajar. ¿Qué nos va a poner? Nos pasa un descuento para irnos a Italia. ¿Qué dice? A Florencia, me encanta Florencia. No, mira. Ah, no. Claro, porque tú eres de allí, pero a los que no son de allí pues les encanta. La ciudad más bella del mundo es Roma. Y después viene New York. Vuela, y ya está. Me quiero ir. ¿Vas a ir a Nueva York? He vivido. Yo te acompaño. He vivido. Y te hago el blog. Y salgo en el blog. Yo me quiero ir. He vivido ahí 5 años. Sí, sí, estaba. Va bene, storia più larga, con una domenicana casato e domenicana loca. È che la latina sono sì. Latina. Io tenia una cosa, diceva, aves diablo, aves angel, però sempre io. Perché era sì, ella. Angel era? O demonio, era angel o demonio. Demonio. Nato straniero. Nato straniero YouTube. Nato straniero in YouTube. In YouTube? Okay. Lito, mira vale. Il pajarito. Ciao, bello. Ciao. Ciao, amiga. Ciao, ciao. Che giornata, fratene. Che giornata. Tu metti una cifra che supera, diciamo, quello che vorresti mettere, e che ne so, se vuoi mettere 30 metti 60 e poi dopo la banca te leva solo la benzina che hai messo, perché devo far pieno, frate, devo mettere più litri possibili, ma che sei matto, 20, 1,20. Brutinini, che fate? Tell them what a love is.